la Mattel presenta una nuova fantastica avventura di Big Jim. Allarme dal sommergibile atomico. Nel centro operativo segreto del Global Command, Dottor Alec e Astros, i due fedeli alleati di Big Jim, mentre aspettano l'arrivo del loro amico, ascoltano le ultime notizie al telegiornale. La settimana prossima. Ancora nessuna notizia sulla sconcertante evasione della Condor Force dal penitenziario di Stato. Professor Hobb, Baron Fang e Vector sono riusciti a eludere la sorveglianza una settimana fa e, nonostante ingenti forze dell'ordine abbiano setacciato la zona, dei tre pericolosi malviventi nessuna traccia. Isola di Creta. Un grave episodio è avvenuto in una base della Marina Militare degli Stati Uniti sull'isola di Creta. In circostanze ancora misteriose, durante la notte degli sconosciuti hanno sottratto un modello sperimentale di sommergibile atomico. Un'inchiesta è stata aperta per appurare le responsabilità. Ah, ecco, arriva Big Jim. Bene, sentiamo che notizie ci porta. Eccomi qui, salve amici. Salve. Oh, Big Jim. Stavamo ascoltando le ultime notizie. Brutta affare la sparizione di quel sommergibile atomico. Più brutto di quello che pensiate. Torno adesso dal Pentagono. Novità? Leggete qua. Ah, la Condor Force. C'era da immaginarsene. Leggi. Oh, allora. Abbiamo preso noi il sommergibile. Se non ci consegnerete 3 miliardi di dollari entro 24 ore, faremo saltare un enorme vulcano con i missili nucleari. Ma come? Il sommergibile era armato di missili nucleari? Purtroppo. Vai avanti a leggere. Non tentate di avvicinarvi. Al primo attacco da parte vostra faremo fuoco. Seguiranno istruzioni per la consegna. Firmato, professor Hobb. Ma è spaventoso. E il peggio è che la notizia è trapelata. Fra qualche ora sarà di dominio pubblico. Sì, bisogna fare qualcosa. Il panico si diffonderà in ogni paese. Ma certo. Calma, calma, amici. Tentiamo prima di tutto di scoprire dove si sono rintanati col sommergibile. Giusto. Saranno nei pressi del vulcano che hanno preso di mira. Ma quale? Con tutti quelli che ci sono al mondo è come cercare un ago in un pagliaio. Ah, forse siamo fortunati, dottor Alec. Il generale Redwood, capo dell'aeronautica militare, ha detto che un suo ricognitore ha notato delle scorie radioattive galleggiare in pieno oceano indiano, al largo della costa africana. Potrebbe essere il loro sommergibile. E se anche fosse? Non possiamo avvicinarci, altrimenti fanno esplodere tutto. Il difficile sta appunto qui, disarmare il sommergibile senza avvicinarsi. Vedrete che troveremo il modo, amici. Ben detto, dottor Alec. Intanto non perdiamo tempo. Astros, sì. Vai subito in volo di ricognizione. Queste sono le coordinate della zona delle scorie radioattive. Vedi di scoprire qualcosa di più. Tienti in continuo contatto radio. Va bene. Noi intanto coordineremo l'operazione. Mentre il Global Command si mette in azione, la Condor Force non sta certo con le mani in mano. Professor Hobb, continua a far fuoriuscire ogni mezz'ora le scorie radioattive? Certo, Vector. Vedrete che prima o poi qualche pesciolino abboccherà. Chi vuoi prendere all'amo, professor Hobb? La Marina? Meglio, Baron Fang, molto meglio. Il Global Command. Sono i soli che potrebbero contrastare i nostri piani. Perciò meglio attirarli qui e annientarli subito. Vector, non perdere di vista il radar un solo istante. Ok. Ricordate bene tutti e due. La nostra forza è il sommergibile. È solo dal pannello dei comandi del sommergibile che possiamo sparare i missili atomici. Quindi, per nessun motivo, dobbiamo allontanarcene. Capito bene? Certo, e chiunque si avvicini l'avrà a che fare con noi. Questo vale anche per gli uccelli? Come? Che stai dicendo? Sì, perché c'è un grosso uccello meccanico che si avvicina da est. Fuori il periscopio elettronico! Subito! Ecco il primo pesciolino! È Astros, amici, in pieno nella rete! Vieni, vieni, carino, che ti aspetta una bella sorpresa! Che sorpresa! Centro operativo! Centro operativo! Qui incursore stratosferico, mi sentite? Basso! Qui centro operativo, che novità, Astros? Sono sulla zona, ho effettuato diversi passaggi. Le tracce di scorie radioattive sono molto evidenti. Sembrano proprio uscite da un sommergibile atomico. Mi scusi, capitano, ma in che direzione vanno tracce? Ma chi ha parlato? Ah, sì, Astros, qui con noi c'è al centro operativo il professor Funahara. Ah, è un piacere conoscere un illustre vulcanologo come lei, professore. Oh, molto gentile. È un grande onore anche per me. Che direzione, prego? 43 gradi sud-sud-est. Molto chiaro, sì. Allora, il loro obiettivo è senza dubbio Vulcano Badamoyo.
Molto, molto caldo, molto, molto attivo. Ah, ecco come si spiega il pennacchio di fumo che vedo all'orizzonte. Professore, che cosa succederebbe se quei malviventi colpissero il vulcano con i missili atomici del sommergibile? Grande catastrofe, amici miei. Professore, può dire su quante miglia attorno si riverserebbe la lava? Dipende dal numero di missili, naturalmente. Ma la lava non sarebbe niente in confronto ai danni che provocherebbe maremoto. Ma i primi ad andarci di mezzo non sarebbero proprio quelli della Condor Force sul sommergibile? No, 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 niente affatto. Il mare li farebbe ballare un po', ma questo è tutto. Invece onde alte anche più di 30 metri s'abbatterebbero su coste per decine e centinaia di miglia, spazzando via città e villaggi come casette di carta. Ricordate Krakatoa? Veramente spaventoso. Decine di migliaia di vittime. Big Jim, che si fa? Rientra subito alla base, Astros. Vieni a prenderci. Durante il volo... Emergenza, Big Jim! Un missile è uscito dall'acqua e mi viene addosso! Prova a zigzagare, Astros! Cerca di confonderlo! Non ci riesco! È troppo veloce! Aziona l'espulsore automatico, Astros! Buttati! Adesso cerco di... Oh mio Dio! Povero capitano! No, no, no! Coraggio, amici! Astros si è trovato altre volte in situazioni altrettanto pericolose. Speriamo che se la sia cavata. Dobbiamo recarci immediatamente sul posto, dottor Alec. Bene, d'accordo, Big Jim. Io prendo la moto d'azione e vado alla base militare di Clinton. Mi faccio mettere a disposizione un cargo aereo. Tu seguimi con l'autoblindo. Ci penserà l'aeronautica a trasportarci sul posto. Ottima idea, Big Jim. La stazione strategica è indispensabile se vogliamo ritrovare Astros velocemente. Big Jim e dottor Alec, in un disperato tentativo di soccorrere il loro sfortunato e valoroso amico, si precipitano verso la zona del vulcano Badamoyo. Frattanto, quei mascalzoni della Condor Force... Che colpo, ragazzi! Astros spazzato via come un moscerino! Adesso non ci resta che aspettare l'arrivo del pesce grosso. Vedrai, Vector, vedrai come si precipiterà. Baron Fang, sarà il caso che tu sbarchi e prepari al nostro caro amico una trappola coi fiocchi. Sicuro, sei tu l'esperto in giungle. Sì, ci avevo pensato. Ebbene? Ho già in mente qualcosa, professor Hobbs. Ah, molto bene. A noi due, Big Jim. Non contenti dello spietato attacco contro Astros, i criminali della Condor Force insistono nel loro feroce piano contro il Global Command. Intanto Big Jim e Dottor Alec, sbarcate dal cargo aereo l'autoblindo e la moto d'azione, cominciano le ricerche del loro amico precipitato. Presto, Dottor Alec, trasformiamo l'autoblindo in stazione strategica e cerchiamo di localizzare i rottami dell'aereo. Sì, Big Jim, attivo il metal detector a lunga gittata. Ecco, sì, segnala qualcosa verso sud. Già. Lo vedi? Là, oltre la giungla, proprio in direzione del vulcano. E allora muoviamoci. Ci inoltreremo nella giungla fin dove è possibile con l'autoblindo. Tu, dottor Alec, fai strada con la moto d'azione. Ok, Big Jim. Gran Dio, dottor Alec! Guarda davanti a noi! Un gorilla gigantesco! Corriamo verso la moto d'azione, presto! Fermo dove sei, Big Jim! E smetti di fissarlo! Come? Sì! Per i gorilla guardarli negli occhi significa sfidarli apertamente. La cosa non è prudente. Ok, ok, dottor Alec, non lo guardo, sei tu l'esperto. Ma almeno filiamocela. Sì, ma lentamente e a marcia indietro. E perché a marcia indietro? Sembra che i gorilla tengano molto all'etichetta e non sopportano che qualcuno volti loro le spalle. Sì, 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 per carità, va bene, occhi bassi e marcia indietro. Sai che ti dico, dottor Alec? Se questo gorilla non fosse così mastodontico e non fosse a 5 metri di distanza, verrebbe voglia di ridere anche a me. Stai calmo, ancora pochi passi. Così, indietro, piano. Ecco, da qui non ci vede più. E adesso sarà meglio allontanarci in fretta prima che gli venga in mente di correrci dietro. Ok, partenza allora. Teniamoci in contatto radio. Controlla gli strumenti, Big Jim. Come siamo a posizione? Bene, stiamo procedendo a zigzag nel territorio da esplorare. Se le coordinate erano giuste, l'aereo non dovrebbe sfuggirci. E dopo lunghe ore di estenuanti ricerche... Fermiamoci, Big Jim. Facciamo una sosta. Va bene. Dottor Alec, cos'è questo rumore? Sembra un cucciolo di tigre. È anche spaventato. Forse sta per essere vittima di un predatore. Andiamo a vedere. Sì. Ecco, siamo vicini. Vedi niente, Big Jim?
No. Dottor Alec, dammi la mano, che provo a sporgermi oltre questo tronco. No, attento a quei rami! No! Come va, niente di rotto? Sembra di no. Eccolo qua, il nostro cucciolo. Caduto in trappola come noi. Mi dispiace, dottor Alec. Sono io che ti ho trascinato nella caduta. No, non potevi accorgertene, Big Jim. Chi ha preparato questa trappola deve essere un vero esperto. Già, un vero esperto in cattiveria. Come dici? Sicuro, qualcuno che sapeva che avresti messo da parte un po' della tua prudenza per soccorrere un animale in pericolo. Guarda quel cucciolo, è legato. Qualcuno lo ha messo qui dentro di proposito. Già, e sappiamo anche chi, vero Big Jim? E come no? La Condor Force se lo immaginava che ci saremmo precipitati in cerca di Astros. E ci ha preparato una bella accoglienza. Forza, dottor Alec, cerchiamo di uscire di qui. Certo che una buca profonda 4 metri è impossibile da scalare. Forse per un animale. Che vuoi dire? Che cosa hai in mente? Forza, Big Jim, prendi la pala dallo zaino. Facciamo un bello scherzo al nostro amico Baron Fang. Dimmi cosa devo fare. Fai come me, scava. Sulla parete opposta alla mia, forza. Questa terra è piena di radici grosse come pali. È vero. Basterà liberarne una a ogni lato, agganciarvi una corda ben tesa e montarci sopra. Il primo che esce lancerà una corda all'altro che a sua volta uscirà, liberando anche questo povero cucciolo. Ottima trovata, dottor Alec. Diamoci da fare. Forza. Poco alla volta, l'ingegnoso piano di dottor Alec viene realizzato, finché i due amici riescono a risalire la buca che, per uomini meno esperti, sarebbe stata invalicabile. Eccoci fuori, finalmente. Grazie a te, dottor Alec. Dannato Baron Fang. E pensare a tutto il tempo prezioso che ci ha fatto perdere. Da che parte andiamo adesso? Di qua c'è la palude, da quest'altra ci sono questi enormi tronchi caduti. Nazione. Di là torniamo indietro. Non resta che prendere a sud, anche se... Anche se? Anche se quel passaggio obbligato tra gli alberi non mi dice niente di buono. Eppure bisogna procedere. Io spero ancora di trovare Astros vivo. Andiamo, metti in moto. Fermati! Fermati! Big Jim! Astros! Dio mio. Meno male che sono arrivato in tempo. È un miracolo vederti sano e salvo. Già, allora, che cosa ti è successo? Un attimo prima che il missile colpisse l'aereo, mi sono catapultato fuori dalla cabina. Beh, amico, meglio così. E che cosa hai fatto dopo essere atterrato? Beh, ho nascosto in tutta fretta il paracadute e mi sono guardato un po' attorno. Niente tracce dei nostri amici? Altro che. Ma credendomi spacciato, non si sono preoccupati di nascondersi. E sono usciti dal sommergibile? Sicuro. Ma purtroppo non tutti e tre insieme. E cosa hanno fatto? Beh, sicurissimi che vi sareste precipitati qui, vi hanno preparato una bella coppia di trappole. Una buca... Ci siamo già incappati. E siete riusciti a uscirne. Grazie a una trovata molto ingegnosa di dottor Alec. Perbacco. E l'altra trappola cosa sarebbe? Vedete quel passaggio laggiù fra gli alberi? Sì. Beh, è minato. Basta una leggera pressione... Un momento. Questo mi dà un'ottima idea. E cioè? Facciamogli credere di averci veramente eliminati. E poi? E poi tu, dottor Alec, ti fermi qui e con le armi dell'autoblindo li ricevi come si deve, mentre Astros e io andiamo a caccia del sommergibile e staniamo quello che resterà di sentinella a bordo. Ma, Big Jim, avvicinarsi al sommergibile è impossibile senza rischiare di far saltare il vulcano. Credi davvero, Astros? Anche se ci avviciniamo a nuoto? Ma è una splendida idea. Il radar non rileverebbe mai un uomo che nuota più di quanto non si accorgerebbe di un pesce. Già, che sorpresa per la Condor Force, eh? Forza, facciamo scoppiare le mine, così crederanno di averci spacciato. Bene. Dottor Alec, tu intanto manda un messaggio alla base aerea di Mombasa. Digli di convergere fra 50 minuti giù alla baia di Lusciata. Via con le mine. Siamo alle battute finali di questa avventura. Come faranno Big Jim e Astros a sabotare il sommergibile senza mettere in sospetto la sentinella della Condor Force e dunque senza correre il rischio di far scoppiare il vulcano Badamoy? Seguiamo ora i nostri eroi che frattanto sono arrivati alla spiaggia. Guarda, Big Jim, laggiù c'è un canotto. Bene, il sommergibile non deve essere lontano. Senti gli spari. Quelli della Condor Force devono aver incontrato dottor Alec. E allora immergiamoci subito, non ci resta molto tempo. Bene, sintonizziamo le trasmittenti subacquee sulla frequenza d'onda che abbiamo stabilito per non farci captare dal sommergibile. Giusto, e adesso tuffati e seguimi, Astros.
Eccomi, Big Jim. È buio qua sotto. È molto fondo. Posto ideale per nascondere il sommergibile. Già, infatti non vedo proprio niente. Un momento. Guarda laggiù, Astros. Eccolo là. È il sommergibile. Presto, vieni da questa parte. Eccoci dietro la chiglia. Bene. Appoggiaci il distorsore magnetico. Ma piano. Ecco, piano. Che non sentano dall'interno. D'accordo. Big Jim e Astros sono passati al contrattacco. E mentre Professor Odd e Baron Fang a terra stanno vedendosela con Dottor Alec, loro sono intenti al sabotaggio del sommergibile. Vector, la sentinella della Condor Force rimasta a bordo, sta per avere un'amara sorpresa. Chissà perché Professor Odd e Baron Fang tardano tanto. Dovevano solo accertarsi che fosse proprio Big Jim ad essere caduto in trappola e non qualche animale. Ma cos'è questo rumore? Sembrava un tonfo metallico. Ma assurdo, ma chi vuoi che ci sia qui sotto? Forse un pesce martello. Comunque sarà meglio avvisare il professore. Professor Odd! Professor Odd, qui Vector! Qui, professor Odd, cosa c'è, Vector? Ma cosa sono questi spari? Non riusciamo a capire. Eppure la trappola è scattata. Uno di quei dannati deve essersi salvato. Che volevi dirci, Vector? Ho sentito uno strano rumore sulla chiglia, metallico. Non vorrei ci fosse un guasto. Controlla gli strumenti. Allontanati un po' se pensi che ci sia pericolo, ma per carità non lasciare incustodito il sommergibile. Ok, professor Hobb, vedo che cosa posso fare. Cercate di fare presto. Sta tranquillo, Vector. Sarà lavoro di un minuto. Ci vediamo tra poco. Bene, professore, chiudo. Che cosa diavolo può essere successo a questa scatola di sardine? Ma ci deve essere un guasto grave all'impianto di aereazione. Ma comincia a mancarmi l'aria. Eppure ho controllato tutto, pompa, impianto di distribuzione, manometri. Ah, ecco qua, si è completamente bloccata la valvola magnetica di pressione. Professor Hobb! Che succede, Vector? Devo riemergere, si è bloccata la valvola di pressione dell'impianto di aereazione. Ah, non puoi vedere di riaggiustarla? L'ossigeno si sta esaurendo troppo rapidamente, non ce la farei mai in tempo, devo riemergere. Va bene, ma tieniti a ridosso dell'insenatura. Sarebbe un disastro se ci avvistassero proprio adesso. Ti raggiungiamo appena avremo stanato questo maledetto. D'accordo, professore. E adesso via, via da questa trappola. Ah, finalmente un po' d'aria fresca. Ben arrivato, Vector. Piaciuto lo scherzetto? Oh, maledetto Big Jim, sempre tra i piedi! Vieni fuori di lì, amico, che ti attacco con le manette all'anello del portello. E intanto io scendo sotto coperta a mandare un salutino al professor Hobb. Tu, Astros, resta quassù. Dovrebbe arrivare la marina da un momento all'altro. Ok, Big Jim. Eccoci qua. Prima di tutto, disarmo i missili nucleari a scanso di equivoci. E poi... Qui, professor Hobb! Qui, professor Hobb! Rispondi, Vector! Vector! Qui stiamo perdendo tempo inutilmente. Ci ritiriamo. Portati subito al punto stabilito e preparati ad imbarcarci. Fai con tutto comodo, professor Hobb. Siamo pronti a ricevervi. Ma chi parla? Ma chi parla lì? Sono Big Jim. Ti ricordi di me? Big Jim! Tu sul sommergibile! Ma allora... Allora hai fatto male i tuoi conti, professor Hobb. Ah, sì, però il tuo Astros ci ha rimesso le penne. E chi credi abbia sabotato il sommergibile insieme a me? Maledizione! Anche Astros è riuscito a salvarsi. Ma non ci prenderete! I nascondigli nella giungla sono tanti. Anche gli elicotteri della marina sono tanti. Li senti? Stanno già arrivando. Sai, il furto del loro sommergibile li ha fatti arrabbiare un bel po'. Penso che ti convenga arrenderti. Maledizione. Allora non c'è più niente da fare. Proprio così. È tutto finito. Goditi questi ultimi momenti di libertà. Il penitenziario dove ti porteranno tra poco non è certo pittoresco come questa bellissima baia. Maledizione.